abbiamo dormito, in strada, quindi siamo come che siamo. Tutto pieno. Adesso una nottata molto bellissimo qua sulla strada, bellissimo. Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Adesso diamo il campeggio. Diamo il campeggio a vedere se ci accettano, se c'è un po' di posto. E se no non lo so. C'erano i motociclisti arabi. Se no non lo so, vediamo. Tanto proviamo. Tanto proviamo, limite toccherà il... non so. Siamo riusciti a trovare una piazzola qua nel campeggio. Siamo già sistemati, abbiamo già parcheggiato. E adesso niente, tempo bruttissimo, piove. Vediamo se riusciamo ad andare in centro a Monaco, almeno a fare un giro, qualcosa, una birreria. Vediamo. Tempo proprio brutto brutto. Siamo a Marienplatz. Marienplatz, e questo è il nuovo municipio. Bellissimo. Molto bello. Là sopra c'è il Carillon. Sta piovendo un po', ecco, qui tocca il Carillon. Sei lì quella che sta meglio, eh? Ma sta meglio di tutti. Adesso il pezzo quello sotto. Continuiamo a percorrere le vie centrali di Monaco. Questa bella giornata di pioggia. Vediamo, insomma, cerchiamo di vedere qualcosa, quello che si può. Ok. E tu di queste bestie? Era sempre il municipio nuovo. Andiamo a vedere questa chiesa che è la Frauenkirche. Andiamo dal davanti con me. Ma no, non c'è mica niente. È il Duomo di Monaco questo, no? Duomo di Monaco. Adesso andiamo alla ricerca, cioè alla ricerca, sappiamo già dov'è. Andiamo verso l'HB. L'HB, vediamo se troviamo posto. Vediamo. Di là. Uso questo parcheggio per le biciclette. Doppio. E siamo ancora a Zonzo per il centro. Direzione HB. È vero? Ha suonato le campanelle, vuol dire che è ora di. Sto bevendo addosso. Ok, perfetto. Siamo questo cunicolo. Dove sei? Abbiamo trovato la birreria. Trovata l'HB e adesso direi che una buona birretta, una buona birrona ci sta, tutta quanta. Io che mi ricordavo bene che di fronte c'era l'Hard Rock. Sì, c'è l'Hard Rock. Eccola qua. Un po' di confusione, un po' di gente. Questa è la birreria. La cabina di fronte c'è l'Hard Rock. Vediamo se riusciamo a entrare. Fanno entrare se c'è posto. C'è un po' di affollamento, un po' di gente. Vediamo, siamo alla fila. Vediamo quanto c'è da aspettare. Allora siamo riusciti a entrare in birreria. No, beh, il mazzo l'ho appena messo lì. Due mazzi anche a bere una birra. Tre più tre così. Abbiamo fatto anche il cin cin con i vicini. Rosi. Andreo. Sì. 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 Occhio, occhio, stai buttando fuori. L'interno della birreria.
stupendo, molto grande, hanno anche fuori, c'è anche l'orchestrina qua, un complessino che fra un po' si metterà a suonare, penso. Ma perché scusa c'era il un po' di musica originale tedesca, questa di Monaco, questa qua. Ci sono dentro musei, palazzi, ma non è questo qua, è solo alla facciata, no? Ci sono dentro musei, ci sono altri palazzi, tutto, e tutto si stende tutto dietro. Una barretta di cioccolata. Sì. La tavoletta di cioccolata. Questa qua? Sì, sì, un pochettino sì, ha quello. Quell'aspetto della tavoletta di cioccolato. Mentre questo qua è il teatro di Monaco. Questo qua è il Federnhalle, un museo, monumento ottocentesco di ispirazione italiana. Sai, questo qua invece è la chiesa di San Gaetano. E siamo nella zona dei musei, dei musei di Monaco, la residenza dei Monaco, di Monaco. Questa qua, Orlando di Lasso, la statua di Orlando di Lasso, che non so chi sia, mentre più avanti c'è un mausoleo dedicato a Michael Jackson. Sì, la base, solo la base, perché la statua sopra non so di chi sia, però la base è dedicata a Michael Jackson. Adesso andiamo a vedere. Questo è il mausoleo con le foto veramente di Michael Jackson. Ecco, guardate queste foto. Dedicato a Michael Jackson, tutto in giro in giro. Neanch'io, perché von Ludwig, Kenning von Bell, sì, la foto chiaramente, quello sopra non è Michael Jackson. Quello sopra chiaramente c'è scritto, lì c'è, è Orlando di Lasso, che non so chi sia, mi sono appena informato un attimino, Orlando di Lasso era un compositore di musica tedesco che è vissuto nella seconda metà del 1500. Non so se c'è un nesso fra lui e Michael Jackson, non l'ho trovato per adesso. Comunque era un compositore di musica. Sì, sì, ci sono un po' di stilisti italiani qua, se casca dentro e si bagna, eh. Ehi, ciao, sì. Dov'è la mamma? Non so, in bagno? No. No? Se cade dentro, qualche stilista italiano c'è, ho visto Hugo Boss, insomma. Ho visto. Sì, sì, più di noi di sicuro, Noi eravamo già coi piedi dentro l'acqua. Ah, sì, sì, ero già dentro con l'acqua. Adesso con le anche che do. Ieri per scavalcare quel cacchio come si chiama? Non so. Una specie di paracano. Ah, lì, sì. Scavalcare quattro volte, non lei neanche si andava fuori. Allora, siamo a fianco del Duomo qua. Ah, ok. No? Ho trovato un localino per mangiare, un localino, un localone, qua ci si pennano abbastanza, Però le birre almeno sono buone. Speriamo anche i piatti che siano buoni, no? Speriamo, i piatti, quello che c'è dentro i piatti. Ma dopo i piatti, no, i piatti. No. Allora, abbiamo già visto che si spende un po' di più, però almeno speriamo che sia buono. Vabbè, però, insomma, dai. Tutto da mangiare. Di chi era? I cappucci li puoi prendere perché sono miei, io li mangio. Io c'ho anche lo stick con le patate. La tartare, i wurstel, la signora non è contenta, va bene. Allora, abbiamo mangiato bene,
Dai, dici quanto abbiamo speso, oltre ai 6,50 euro la bottiglia di acqua. Sì, 25 euro. Sì. Sì. Totale? Abbiamo speso un pochino qua. Sì. Totale di? Io ho visto 132 euro. 132 euro, va bene, insomma dai. Siamo in 5, sono... Con due birre a testa. Due birre a testa, sì. Boh, si sapeva che la Wiener Schnitzel, per esempio, la 25 euro, sapeva comunque. Boh, mangiato bene comunque, ragazzi, sì. Perché se spendi e mangi male... Aspetta, parla con... Va peggio. La Siura. A parte la Siura, raga, le salsicce non è contentissima. No, perché voleva il Würstel, invece sono arrivate le... Qua c'è scritto Würstel. Mangiato bene, 130 euro, chiaro, l'acqua 6,50 euro. Boccaretta. Si sa, qua, no? Un bicchiere di vino, 8 euro. Compenso le birre, 4,50 euro, quelle grandi, insomma, vanno bene. Volevamo anche ringraziare Valentina, che ci ha lasciato un bellissimo commento, ci ha fatto molto contenti, ci ha riempito il cuore. Perché ha detto che ci segue e ci adora, speriamo di continuare così. E seguiteci anche, insomma, se ci sono anche nuovi che ci seguono, ci fa piacere, no? Cercheremo di rispondere a tutti. Ecco, ciao. Continua il nostro tour per Monaco, adesso andremo a vedere il Palazzo di Giustizia, che lì fuori c'è una bellissima fontana e lì vicino c'è anche un parco botanico. Sì, siamo in Germania qua, a Monaco, la terra, la patria delle birre, quindi se non c'è una birreria c'è comunque un posto dove bere la birra. Siamo fuori della chiesa di San Michele, San Michele, e adesso vediamo se riusciamo a entrare e a vedere un attimino, perché all'interno è molto bella. Guardate. Splendore, veramente molto bella. Veramente imponente. L'ennesima birreria che ci facciamo. Solo perché dobbiamo andare in bagno. Sì, perché ci vuole la pausa bagno, se vuole. Allora, siamo vicino alla chiesa di San Michael. Sì. Siamo questa birreria, la Giustina, siamo la birra di San Michele, San Michele. San Michele, San Michele. Fuori, questa qua è il contrario, però. Fuori non sa di niente, no? Non è una gran birreria, però invece dentro è bellissima, molto spaziosa. Molto, anche come prezzi, molto abbastanza economica, insomma. Infatti la birra grande è appena sui 4 euro. Bella grande la birreria, bei bagni, soprattutto bei bagni. Il mangiare non sappiamo com'è, però i prezzi almeno sono ottimi. Non abbiamo mangiato prima per spendere di più, appunto, però diciamo che andare in piedi l'economia tedesca, aiutare i tedeschi che hanno bisogno. Questa è la birreria dove siamo stati adesso. Bellissima birreria, qua nella via principale pedonale del centro di Monaco. Laggiù c'è San Michael, la chiesa, e questa qua è la via principale. Qui siamo in questa bellissima fontana, questa piazza di fronte al Palazzo di Giustizia. Siamo alla fine della via pedonale, del viale pedonale centrale di Monaco. Allora, supermercato. Erba cipollina. Ah, formaggi? So che tu non puoi ora, ma non è che noi possiamo. Va bene. Ma come sono i prezzi? Mi pare abbastanza in linea con, sì.
con l'Italia, no? Sì, siamo abbastanza in linea con l'Italia. Prezzi di quello che abbiamo visto, anche frutta e verdura, formaggi, wurstel, salumi, salumi non so, wurstel, formaggi anche più o meno siamo in linea con l'Italia. Qua però una cosa costa di più è il gasolio. Il gasolio siamo a 2,03-04 euro, mentre noi costa siamo 1,75 euro. Le birre anche siamo più o meno come in Italia, vero? Il prezzo delle birre, anche forse di meno qualcosa. Ma però dai, c'è ancora uno. Sì, sì. L'HB, qua c'è l'Oktoberfest, 1,09 euro. La Coca 1,09 euro, insomma, fresche di frigo sono più o meno come da noi, forse anche di meno, forse anche qualcosina di meno, mentre qualcosa si paga di più, forse qualche prodotto nostro italiano, della Barilla. La pasta ho visto 90 centesimi, 99 in mezzo chilo, insomma, dai. Allora, siamo finiti? Siamo quasi per sbaglio, no? Quasi per sbaglio, perché il Toglio a tutti i costi ha voluto sbagliare strada. Sì, abbiamo perso il campeggio, abbiamo proseguito. E siamo finiti quasi per sbaglio in questa birreria. Molto caratteristica. Della periferia di Monaco. Sì. Vicino al campeggio. Vicino al campeggio, non molto lontano. Se sia un mezzo che la mia birra. Sì, molto caratteristiche all'interno, fuori un edificio giallo, c'è dentro c'è il gruppo di i suonatori che sì, sono lì, si vedono, sono lì, suonano la nostra musica, fisarmonica, un po' di chitarra, tipo canzoncine tipiche tedesche. E anche qua si mangia, si mangia, si beve, insomma, prezzi della norma, non dico onestissimo, però la norma, però, dai, non so la qualità, noi ce la beviamo. Quando la cena, qui abbiamo dei wurstel, presi qua, sul luogo, macelleria. Un po' di uova sode, un po' di sfiziosetti, così un pochettino da niente impegnativo. Il tempo è schifosissimo, sta piovendo e niente, cosa c'è da buttare via? Niente, si va avanti così con suo tempo di cacca. No. E boh. Ah, di mettere i ghiacci lì dentro? Ha avuto un'idea fantastica. Di come siamo? Pronto l'aperitivo? Sì. Va bene. Sta tagliando e mangiando. Sì, non so se è più quello che mangia o più quello che taglia. Dobbiamo fare attenzione, perché lo vedo sempre in masticazione l'uomo qua. Butta via. È sempre in masticazione il toro, è sempre buttare via. Cosa buttiamo via qua? Va bene.